a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati ad una nuova puntata di Domenica Sintesi, una puntata dove come sempre parleremo dello sport dilettantistico a tutto tondo, parleremo di pallamano, di hockey, di basket, di calcio, dal settore giovanile a tutti i campionati, quindi direi di iniziare subito presentando i nostri ospiti numerosi per questa puntata e quindi partirei subito per presentare una folta rappresentanza del Don Bosco e quindi do il benvenuto non solo al presidente Giancarlo Franceschini, Buonasera. qualità appunto di opinionista e presidente, ma anche a due giovani 2000 che hanno esordito però proprio quest'oggi nella partita appunto con la prima squadra, ovvero Bleve, Francesco e Conti Buonasera. Nicolò. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Andiamo a vedere invece dall'altra fazione. Troviamo invece per la polisportiva Madonnetta. Diamo il benvenuto a Luca Doveri, il direttore generale, Buonasera. al capitano Davide Pasquali. E Buonasera. diamo anche un benvenuto, per la prima volta siamo riusciti a portarlo in trasmissione, a Alessandro Luciani, responsabile della scuola calcio Taros Buonasera a Sarzanese. tutti. Quindi direi di iniziare come sempre subito dalla lettura dei risultati, partendo dalla Serie D con la 21ª giornata di campionato. Questi risultati: Argentina-Savona che finisce 1-0, 2-1 per Ghivizzano-Fezzanese, i gol sono di Giordani e Russo, al 30° minuto invece Simeone per la Fezzanese, Grosseto-Real Forte Querceta che finisce 1-1, Gioli-Montemurlo, Gavorrano 1-1, Ligorna-Valdinievole-Montecatini 0-1, Massese-Lavagnese, questo scontro di alta classifica che finisce 2-0, Ponsacco-Sanremese 1-0, Sestri-Levante-Sporting-Recco 3-0 e Viareggio-Finale 3-2. La classifica vede quindi in prima posizione il Gavorrano con 44 punti, segue Massese con 40, Savona-Lavagnese 37, Sanremese-Real Forte Querceta 34, Valdinievole 31, Argentina-Finale con 30 punti, Ligorna 28, Ponsacco 27, Sestri Levante, Gioli Montemurlo 25, Ghivizzano 22, Fezzanese Viareggio con 18 punti, Grosseto con 16 e Sporting Recco con 13 punti. Passiamo poi all'eccellenza, 19ª giornata di campionato che ha visto appunto il derby spezzino Valdivara-Magrazzurri, che è stato vinto dal Valdivara grazie a un gol di Pesare al 45° minuto. Gli altri risultati: Voltrese Almega che è finita 1-1, Riva Samba Genova Calcio 0-2, Mocconesi Imperia 1-0, 1-0 anche per Busalla Rapallo, Sestrese Rivalorese 0-2, Ventimiglia San Margheritese 1-2, uno scontro anche qua di alta classifica, Albissola Vado, vinto appunto dal Vado per 2-1. Andiamo quindi a vedere il risultato: l'Albissola, nonostante la sconfitta di oggi, mantiene la prima posizione con 38 punti, seguono a quota 35 Football Genova Calcio e Vado, Rivalorese 33, Valdivara e Busalla quota 30 punti, Mocconesi Albenga 27, Ventimiglia 25, Imperia e San Margheritese con 24 punti, Sestrese, Riva Samba e Rapalla quota 20, Voltrese 18 e Magrazzurri in ultima posizione con 11 punti. Passiamo quindi alla promozione. Don Bosco Molassana finisce 0-2, una partita, come poi ci spiegheranno meglio i nostri ospiti, tutta decisa nei minuti, possiamo dire, finali. Infatti i gol sono stati all'80° e al 90° di Caramello e Alarcon. Andiamo a vedere gli altri risultati: Amicizia Lagaccio Serra Riccò finisce 1-1, Angelo Baiardo Real Fieschi 2-1, 2-2 per Athletic Club Liberi Little Club Mora, Gogliardi Cappolis Forza e Coraggio finisce 1-0, decide il gol di Raso, Ronchese San Desiderio 2-0, San Cipriano Ortonovo 3-2, i gol sono una doppietta di Villa, Siani e Lorenzini e Rosati. E andiamo poi alla Tarros che vince per 2 reti contro il Casarza, le reti sono di Musetti e Dell'Orto.
Andiamo quindi a vedere la classifica. In prima posizione con 44 punti il Molassana, Athletic Club Liberi a quota 33, Serra Riccò 32, Little Club Mora e Gogliardi Capolis con 30 punti, Angelo Bagliardo 28, Ortonovo 27, Forza e Coraggio San Cipriano con 26 punti, San Desiderio 23, Casarza e Ronchese con 22 punti, Real Fieschi 21, Tarros 19, Don Bosco 16 e Amicizia Lagaccio con 4 punti. Passiamo quindi alla prima categoria, Bolanese Vezzano che finisce 0-0, Cadimare Riccole Rondini 2-1, la doppietta per il Cadimare è di Caleo, Canaletto Follo San Martino 2-2, Ciparana Moneglia 0-1, Foce del Magramelia Marola 1-0, San Lazzaro Vecchio Levanto che finisce ben 5-0 ed infine Vecchio Levanto Real Fiumaretta, la rete decisiva per il Real Fiumaretta è di Pinelli. Una partita appunto ancora in corso di cui aggiorneremo il risultato è Monterosso Athletic Chiappa. Andiamo quindi a vedere la classifica che vede in prima posizione Real Fiumaretta con 40 punti, segue il Cadimare 34, Foce Magramelia 31, Moneglia 30, Monterosso ovviamente in attesa del risultato di oggi con 29 punti come il Vecchio Levanto e il Ceparana, Riccole Rondini 26, Canaletto e San Lazzaro a quota 25, Marola 20, Follo San Martino e Bolanese con 18 punti, Levanto 14, Vezzano con 13 e infine Athletic Chiappa con 7 punti. Passiamo quindi alla seconda categoria, Sant'Erenzina Arcola Garibaldina finisce 1-2, 2-2 per Madonnetta Beverino, Albianese Colli di Luni 0-4, Pegazzano Romito 2-1, segna per Pegazzano una doppietta Romeo Simone, Lunicalcio Rebocco 1-5, Antica Lugno Olimpia Piana Batolla finisce 2-1, i gol sono di Balloni, Dell'Amico e Suffer. Ed infine Castelnovese Sanzana finisce 1-2. Quindi la classifica vede in prima posizione a pari punti 33 l'Antica Luni ed il Rebocco, seguono Pegazzano a quota 32, Colli di Luni 30, Arcola Garibaldina 27, Intercomunale Beverino 25, Polisportiva Madonnetta 23, Sarzana 17, Polisportiva Romito 14, Olimpia Piana Batolla 13, Castelnovese con 6 punti ed infine l'Albianese a quota 4 punti. E direi di ritornando a parlare appunto del primo campionato che abbiamo appunto, di cui abbiamo letto i risultati, quindi la Serie D, vorrei subito chiedere ad Alessandro Luciani appunto cosa pensa di questa situazione della Fezzanese. So che sicuramente è per te una situazione che non rende giustizia, anche conoscendo personalmente appunto il mister, di cui ha un'opinione sicuramente molto alta. No, no, ma infatti dispiace perché io l'ho visti giocare molte volte in casa e onestamente non raccolgono quello che meritano. Massimo, al di là che sia un amico, secondo me, mister Plicante, secondo me è uno degli allenatori più preparati che c'è in provincia e non solo. E io ho visto la squadra, hanno un'idea di gioco, giocano a calcio e giocano a tratti veramente bene. A volte purtroppo non raccolgono quella mole di gioco come giocano dovrebbero sicuramente fare raccogliere più punti. Io ho visto anche l'ultima partita in casa, l'ultima penultima non ricordo, dove hanno poi preso il gol del pareggio all'ultimo minuto addirittura nel recupero, dopo essersi mangiati un gol a porta vuota che avrebbe chiuso la partita. Di 3 punti avrebbero fatto la differenza. La classifica purtroppo in questo momento non gli dà ragione. Io mi auguro che abbia ancora tempo per lavorare e fare bene, me lo auguro, spero di sì, anche perché comunque un allenatore del calibro di Massimo, io ci ho lavorato insieme, so quello che può fare e quello che può dare e onestamente allenatori così in giro ce ne sono molto pochi, quindi spero che anche se i risultati in questo momento non lo stanno premiando, mi auguro che rimanga al suo posto e che possa fare bene.
Diamo intanto appunto l'aggiornamento per quanto riguarda Monterosso-Chiappa, siamo già alla ripresa, il risultato però a parziale è di 0-0, quindi seguiremo poi gli aggiornamenti. Un'altra partita sicuramente sentita, come è ormai da un po' di anni, Valdivara-Magrazzurri, secondo te Francesco questo risultato, la vittoria con un gol di Pesa è un risultato scontato, rientra nei pronostici. Oltretutto il Valdivara sta inanellando una serie di risultati utili consecutivi, per cui si trova nella parte sinistra della classifica. Magrazzurri, lo sappiamo qual è lo scopo, di come ha impostato l'annata, diciamo, per cui non desta sicuramente sorpresa. E quindi passando invece a parlare del campionato di promozione, di cui abbiamo una folta rappresentanza di società di questo campionato, quindi partiamo a parlare di quello che è successo al Don Bosco. Diamo quindi la parola appunto ai due ragazzi che appunto hanno giocato oggi, 2000 ricordiamo, uno ha giocato oggi, allora diamo la parola al giocatore di oggi, finita, decisa diciamo dall'80esimo minuto oppure la partita aveva già preso una certa via, possiamo dire? No, diciamo che come parità ce la siamo giocata, anche se giocavamo contro la prima in classifica, che aveva subito pochissimi gol, 7 mi sembra fino ad ora, però lì nei minuti finali, a 10 minuti dalla fine, abbiamo subito questo gol dopo un palo colpito dagli avversari e poi l'ultima rete l'abbiamo presa con tutti dentro l'area a cercare il gol, è ripartito questo attaccante e è andato in porta. Francesco, che partita è stata? Ma io devo essere orgoglioso della prestazione dei ragazzi, perché a prescindere che a un certo punto della gara ci trovavamo con 4,99, un 2000 e un 97 in campo, quindi è chiaro, contro la prima in classifica, dotata di giocatori di esperienza, è logico che rischi qualcosa. Quello che dà rammarico è che appunto avrebbero meritato la soddisfazione di fare un risultato positivo, perché tra l'altro il palo ha tirato, ha preso il palo, ha respinto, ha ripreso un altro giocatore, ha fatto un tiro da mal di testa al solito angoletto, ha azzeccato in pieno l'angoletto, cioè, quindi ha fatto un grandissimo gol loro. È vero, una cosa balistica eccezionale. Poi sul secondo gol eravamo tutti avanti, è entrato in porta col pallone. Però ripeto, non posso essere che orgoglioso della prestazione dei ragazzi, che hanno messo tutto l'impegno e sono usciti dal campo più che a testa alta. E tra l'altro, appunto, rimanendo su di voi, colgo subito l'occasione per fare una domanda che ci arriva da casa, appunto, a voi due sul rapporto che avete con la prima squadra, e quindi chiedono qual è il vostro rapporto, che cosa vi piace, ma anche se notate appunto delle diversità e delle difficoltà nel rapporto con compagni e allenatori. Beh, il nostro rapporto con la prima squadra è un ottimo rapporto, perché comunque andiamo ad allenarci molte volte, facciamo le amichevoli, e quindi non abbiamo difficoltà con loro. Per quanto riguarda comunque il nostro spogliatoio, siamo tutti un gruppo unito, e anche oggi abbiamo giocato, abbiamo fatto un gran punto. La prima squadra appunto c'è un grande feeling, niente di che. D'accordo. Sì, ci troviamo, ogni tanto facciamo allenamento insieme, anche con la Juniores, e l'allenatore viene a pescare sia da noi che dalla Juniores. E andando invece passando a un'altra appunto società, oggi abbiamo appunto Alessandro, sì, parleremo ovviamente anche di settore giovanile, ma rimanendo a parlare di promozione, so che tu hai anche visto tra l'altro la partita della Taros di oggi, che tra l'altro è stata l'unica spezzina, mi sembra, ad avere vinto oggi. Sì, credo di sì. Che partita è stata? Quindi, ma guarda, per la Taros vale secondo me un po' il discorso uguale alla Fezzanese, nel senso che anche noi purtroppo raccogliamo secondo me meno di quello che meritiamo. Oggi è stata una partita a senso unico, dominata dall'inizio alla fine, potevamo chiuderla prima, e paghiamo un po' di inesperienza. Fa piacere vedere due ragazzi del 2000 far parte del giro della prima squadra del Don Bosco, perché vuol dire che come noi finalmente le altre società forse stanno capendo che forse dobbiamo dare un po' più spazio ai giovani.
E questo è il progetto della Taros quest'anno, è quello, ed è logico che, lo sapevamo dall'inizio, che saremmo andati incontro a una stagione difficile, perché comunque quando si dà tanta responsabilità comunque a dei ragazzi in un campionato così particolare, è comunque complicato, si va incontro comunque a delle partite difficili dove fare il risultato non è sempre scontato. Oggi i ragazzi hanno giocato molto bene, hanno giocato una buona partita, ma non siamo mai andati in difficoltà, aiutati anche da quegli elementi che comunque a gennaio hanno deciso i miei responsabili comunque di darci una mano proprio a livello di esperienza. Tra questi uno, Samuele Musetti, ha sbloccato la partita. Giocato molto bene fino alla fine, Dell'Ovola chiusa su rigore all'ultimo, assolutamente niente da dire. Fammi dire anche che è una squadra che ha in mano un grande allenatore, che è Stefano Lucchi, e che credo che sia l'ideale per lavorare con i giovani e farli crescere. Un allenatore d'esperienza che sa insegnare calcio, che sa dare tranquillità all'ambiente e motivarli. La classifica è molto corta, ci sono 5-6 squadre in 4 punti, quindi è molto lunga e il livello non è che sia un livello eccezionale. E quindi secondo me fino all'ultimo la salvezza rimarrà in bilico e tutte quante dal basso, forse eccezion fatta per l'amicizia Lagaccio che è un po' più in difficoltà, però credo che fino all'ultimo ce la giocheremo tutte quante. Tra l'altro volevo aggiungere un piccolo particolare, c'è stato un ottimo arbitraggio di una ragazza di Chiavari, Quercioli, arbitrato benissimo. Oh, finalmente ci arrivano i complimenti all'arbitro. Ha ragione, ragione giusto, perché francese sempre. Qualche cosa. Lo sappiamo. E andando invece a parlare di seconda categoria, vorrei subito chiedere appunto a Luca, da alcuni anni fai parte di questo progetto, possiamo dire che possiamo dire che sicuramente hai, diciamo, rimanendo pur un giocatore, anche se un infortunio ti ha tenuto lontano dal campo, sicuramente per te il ruolo dirigenziale è molto importante, anche sicuramente fondamentale. Come ti trovi quindi in questo ruolo? No, è bello, ma visto comunque che c'era Alessio Cozzani con Davide, l'anno scorso hanno fondato la squadra, hanno fatto un ottimo lavoro, poi Alessio per discorsi lavorativi è dovuto trasferirsi a Pescara, e quindi parlando con Davide ho detto vabbè dai, ti do la mano io, nel senso. Poi da lì, sai, da dire una cosa e poi farla cambia parecchio, perché comunque ti ritrovi a contatto con delle situazioni non sono facili a volte da gestire, comunque gli sponsor e tutto, quindi sono un po' di regole, ecco, da seguire. Poi non è neanche semplice, perché comunque sai, siamo una squadra, comunque ci conosciamo tutti. Certo. E chiaramente, sai, la dirigenza, solitamente quando un giocatore va in una squadra c'è già la dirigenza fatta, e incontro invece fare il dirigente quando c'è una squadra di amici, capito? E non è semplice, però è bello, cioè che mi piace comunque come cosa, e è stimolante, ecco, stimolante, nel senso, gioco, sono ricominciato ad allenarmi e tutto il resto, e oggi mi ha fatto anche entrare il bordino, coraggio, c'è avuto, però nel senso, ecco, speriamo magari di fare qualche minuto da qui alla fine dell'anno, però sono contento così, ecco. Sperando magari i risultati migliorino un pochino, c'è un po' di sfortuna, un po' tutto, però ci siamo, ecco. Diciamo che è il tuo bel da fare anche fuori dal campo, sì, sicuramente. Sì, quello sicuramente. E quindi, diciamo, avendo costruito quest'anno appunto questa squadra, andando a vedere un po' anche quella che è la classifica, prima anche di analizzare la partita di oggi, come vedi questa Polisportiva Madonnetta? Secondo te si poteva fare qualcosa di più, e come vedi il resto dell'anno anche? No, sicuramente potevamo fare qualcosa di più, perché comunque guardare la classifica adesso non è molto, molto bella, siamo un po' lontani dal treno, abbiamo fatto due partite in casa, abbiamo fatto 2 punti, e c'è più rammarico, guarda, domenica scorsa comunque contro la Piana abbiamo fatto un pareggio 0-0, poi hanno scritto partita futile, zero emozione, nemmeno niente, perché siamo mangiati 5 gol. Ho avuto 4-5 palle gol clamorose. E quando poi non fai gol, abbiamo anche rischiato di prendere, aveva fatto una bella parata a Mariani la settimana scorsa, sai, è difficile perché poi c'è la stanchezza e tutto. E quindi quei 2 punti lì già. E oggi uguale, oggi siamo andati sopra 1-0, ci siamo mangiati
un altro paio di occasioni buone. Chiaramente il Beverino è un'ottima squadra, ben strutturata, e ci hanno rimontato, abbiamo trovato il vantaggio all'87esimo più o meno, doppietta di Saverio tra l'altro, perché ci devi mandare il cuoricino alla Save, di far così. E niente, subito dopo un paio di minuti abbiamo preso poi gol, ci sta, e peccato perché comunque ecco, la classifica piange un po', per adesso è meglio non guardarlo, magari fra qualche settimana. No, però la squadra c'è, dai, sono state le vacanze. No, c'è da dire che... Un po' di sfortuna, ti ho detto che sì. Scopsi malato, Pippo era qua, aperto il ristorante, quindi comunque se non c'è... Oggi ci mancavano 7-8 giocatori, perché Frigieri fuori, Passalacqua fuori, Scopsi fuori, io comunque sono andato in panchina ma non posso giocare ora. Sì, poi Luchino... Rossi, Tasso si è fatto male... Scaldamento, non stava bene, quindi c'aveva anche un po' di sfortuna. Credo sfortunato, diciamo. Però la rosa è ampia, comunque su... No, comunque io sono fiducioso, non guardo ora la classifica... La guarderemo aprile e maggio. Esatto, guardiamola però stiamo crescendo. Fra 4-5 giornate parliamo. Vediamo un po'. Quindi, Davide, contento di questa tua esperienza alla Madonnetta? Sì, soddisfatto. Sì. Io non me ne voglia il mio amico Carlo, ma avevo parlato con la società, con loro l'anno scorso, l'avevo detto anche a Carlo che quest'anno avrei cambiato. Non per dei meriti della società, anzi io a Romito sono stato 3 anni, ho fatto 3 anni, sono stato benissimo, mi hanno trattato veramente come da Dio, mi sentivo a casa. Però qui alla Madonnetta io ho giocato tanti anni nel Magra Azzurri, mi sono ritrovato qui con tantissimi miei vecchi compagni di squadra, quindi sono tra virgolette ritornato a casa. E niente, mi hanno ripagato subito con dandomi la fascia da capitano che... Come ho detto anche a loro, quest'anno non me la sto meritando tantissimo, perché non sto giocando tanto, speriamo di recuperare, però io, la classifica non la guardo ora, non voglio che ci facciamo la testa perché manca ancora 12 partite. Sì, no, ma abbiamo una grandissima rosa e il gioco, comunque poi anche i ragazzi conoscono Mister Bordino. Grande mister. È un grande mister e... Fa giocare la squadra, è una cosa che in seconda magari fatichiamo per quello. La seconda categoria magari non è abituata a una squadra che gioca a pallone. Invece anche oggi abbiamo creato calcio tante strano, palle. La seconda calcio un po' particolare. Abbiamo creato tante palle gol anche oggi, palla in terra, come l'abbiamo creata con l'Olimpia domenica. Ci manca ancora quella... Pizzico di cattiveria in più magari. Pizzico di cattiveria, sì, sotto porta, con un pizzico di fortuna in più. Sì, anche perché oggi mi ha preso 2 tiri, 2 gol, fondamentalmente. Sì. Poi siamo anche noi una squadra giovane. Era strano, mi noi... Tutte le volte aranca, fai 10 occasioni da gol. Anche oggi hai giocato con Mariani 95 in porta, Musso davanti alla difesa 95, Calzetta a centrocampo 95. C'è molti giovani comunque, Bordini è contento, felicissimo, spettacolo. Se fosse per lui tutti così, venite anche voi prossimo anno. Il prossimo anno abbiamo provato. Presidente non te li dà volentieri. Lasciali fare ancora un po' di anni a giocare a calcio. Seconda... E quindi Davide, da esperto ovviamente del campionato, secondo te com'è quest'anno? Come lo vedi, il livello, le favorite? È molto, è un campionato strano, perché mi ci metto dentro anche noi, da noi fino all'Anticaluni facciamo un campionato a parte. Sembra sì, un campionato a parte, anche se ora la Sardanese secondo me tornerà sotto, il Pegazzano sta... Si è dimostrato, era partito male, ma ci sta comunque quando crei... Una società da zero, noi l'anno scorso è stato un po' una cosa un po' particolare, siamo partiti a fuoco e siamo calati nella seconda parte di stagione. Pegazzano sta andando, Evidentemente conosce, si è tutto, però Pegazzano è molto, molto ben strutturata. Cioè comunque, ecco, se l'Antica Luni e loro forse sono quelli... L'Antica Luni è una grandissima squadra, anche secondo Rebocco, me... Anche Rebocco... L'Antica Luni secondo me è quella che merita di stare lassù dov'è, perché è comunque un gruppo già costruito per vincere. Già l'anno scorso Mister Biavati aveva una gran squadra, quest'anno poi con l'arrivo di altri innesti non può che far bene. Sì. E tra l'altro ci segnalano da casa un piccolo errore nella classifica, quindi per quanto riguarda Sant'Erenzina e Luni, quindi chiediamo di correggere. Andiamo a leggere intanto qualche messaggio. Arriva un messaggio per Alessandro, ti fanno ovviamente i complimenti per il lavoro che stai facendo. Grazie. A Sarzana.
Praticamente chiedono anche, quindi anticipiamo già una domanda che ti avrei fatto, del tuo grande lavoro che fai anche d'estate, grazie appunto al torneo di Castelnuovo, quindi vogliono già sapere se si ripeterà anche quest'anno. Siamo sicuramente la Summer Champions League, che è un torneo che ha avuto grande, sì, grande successo. È incredibile questa cosa, incredibile, perché è una cosa nata per scherzo tra me e il presidente Mabellini, e che saluto tra l'altro, un amico. È nata per scherzo, per far divertire i bimbi d'estate, esula dalle società perché a luglio i bimbi, sappiamo, sono svincolati. E il primo anno è stato un bel successo, l'anno scorso abbiamo duplicato e quest'anno addirittura sembra che triplicheremo. È un impegno enorme, grande, però una soddisfazione incredibile, perché comunque dalla fine del torneo dell'anno scorso, dove tu sei intervenuta a farci da madrina per 2 anni di fila, e quindi hai visto come lavoriamo, certo, hai visto come sì, facciamo, a fine dell'anno scorso, a luglio, avevamo già le iscrizioni per questo che arriverà. E ora è bello perché in questo periodo mi iniziano a chiamare, mi chiedono: ma Ale, ma cosa dici se chiamo questo bimbo, se lo facciamo venire, se possiamo fare così? Ci sono gli allenatori che si stanno già litigando, tra virgolette, gli atleti, perché vogliono tutti partecipare a questa cosa che mi riempie di orgoglio, perché facciamo un torneo che fa divertire i bimbi, gli diamo un prodotto, chiamiamolo prodotto, diverso. Non è il solito torneo fatto per fare soldi, ma è un torneo fatto per far divertire i bimbi, e i bimbi si divertono. Certo, sì. Questa è la cosa principale, perché a luglio si devono divertire e basta. E poi, insomma, c'è comunque competizione, perché tutti vogliono alzare questa benedetta Champions League. E è bello, dai, mi dà una bella soddisfazione. Quindi confermiamo ai nostri telespettatori che anche questa, anzi, bisogna già iniziare a... Io dico che qualcuno forse è già in ritardo, forse è meglio che iniziano a muoversi. A pensare, sì. Andiamo avanti con qualche messaggio, ci scrivono: forza Pegazzano, ancora un altro risultato positivo, domenica derby, avanti così, da Marco. Poi ancora ci scrivono: Pasquali, grande capitano. Facile elicottero, Luca Doveri, come vuoi te? Quindi quasi probabilmente qualche slogan di Luca Doveri. Sì, che sì. Senti, sì, ci fanno da casa. Ciao, perde. Meglio. Insomma, noi abbiamo... Poi ancora ci siano, Walter Riccio fa un salutone al nostro Franceschini. Grande Walter. Vogliamo Walter su una panchina, non dei giardini. Lo Sims di Ponzano, lui, sempre... Poi ancora ci scrivono, Jordan scrive appunto: Pasquali, Romito non dimentica, grande capitano. Grazie, guardi. Quindi ancora dei follower. Poi ancora ci scrivono: un ottimo lavoro del settore giovanile del direttore sportivo Antonelli, la promozione di giovani nel settore, complimenti al direttore sportivo e agli allenatori del settore giovanile. Poi ancora abbiamo altri messaggi, quindi passo, arrivano ancora saluti per il duo appunto Doveri e Pasquali, un grande saluto da parte di Nino, quindi a questo duo della Madonnetta. E quindi direi di tornare appunto ai due giovani del Don Bosco. Abbiamo parlato appunto del vostro rapporto con la prima squadra, ma invece andiamo a parlare del campionato, appunto del vostro campionato, come sta andando, ecco. Il nostro campionato è iniziato circa 4 settimane fa, e oggi abbiamo incontrato il Football Club Genova e abbiamo fatto un 1-1 all'ultimo secondo, purtroppo. Però no, ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, perché siamo partiti, diciamo, con dei presupposti che dobbiamo essere la squadra indietro, invece siamo lì davanti, anche se ancora presto. E la prima giornata col Canaletto abbiamo vinto, quindi il nostro derby è molto importante per noi. E la prossima domenica ci sarà Livorno, che è un'altra squadra molto forte, che compete anche lei per le zone alte della classifica. Sentiamo... Preparati bene, ragazzi, sì. No, cosa importante è che non abbiamo ancora perso, per ora siamo imbattuti, veniamo da una vittoria la prima giornata e poi 3 pareggi. Oggi grida un po' vendetta, perché sì, oggi all'ultimo un po' brutto, secondo, però il calcio è così. Che squadra è, Francesco? Devi ragionare.
No, volevo un tuo commento sulla squadra. È una squadra che ha sempre fatto ottimi risultati, a prescindere dagli allenatori che ha avuto Scotti, ha avuto Bordino nella fase embrionale, adesso c'ha Claudio Ciucci. È sempre stata una squadra che ha dato dei grandi risultati al Don Bosco. Noi ci facciamo molto affidamento per il proseguo della loro attività, sperando che magari qualcuno possa anche spiccare il volo un po' più in alto. Quindi ci sono grandi aspettative, possiamo sì, dire. Sì. E direi di cambiare ancora argomento ed andare appunto ad altri risultati, e quindi andrei a parlare di hockey, quindi dell'hockey Sarzana. Anche qua diamo una bella notizia, quella della vittoria ieri sera contro il Monza. Stiamo parlando, pensate, della ben quarta volta che le due squadre si incontrano in questo campionato, l'ultima volta proprio quando il Sarzana appunto ha eliminato gli avversari del Monza nella Coppa Europea. La Coppa CERS. Una partita, quella di ieri, sicuramente dalle tantissime emozioni. Le squadre hanno dato vita ad un match estremamente combattuto. Prima il vantaggio dei Lombardi, che sono andati avanti di 2 gol, poi subito dopo la reazione del Sarzana nel giro di 2 minuti con 2 reti, quella di De Rinaldis e poi di Festa. Andiamo poi molto importante anche il ruolo del portiere Corona, che è stato fondamentale neutralizzando 2 punizioni. Ancora arriva poi il sorpasso con Borsi su rigore ed infine la tranquillità definitiva del risultato viene data da Dolce, che quindi blocca il risultato al 4-2 per l'hockey Sarzana. Sicuramente appunto davvero un'atmosfera di festa, di apprensione fino agli ultimi minuti, infatti un pubblico tutto in piedi per accompagnare la squadra. Infatti sicuramente anche il commento del presidente Maurizio Corona è un commento sicuramente di grande felicità, di un importante successo dopo che c'era stato appunto qualche sconfitta nel corso del campionato. Ora si continua con i prossimi appuntamenti, il prossimo incontro sarà sabato 4 febbraio, torniamo alla Coppa Europea, dove infatti l'Hockey Sarzana andrà in Portogallo per i quarti d'andata di Coppa CES. E poi avremo martedì 7 febbraio lo scontro invece di campionato contro il Correggio. Tra l'altro appunto ricordiamo che il Carispezia quindi si trova ora a quota 19 punti in parità insieme al Trissino e lascia quindi dietro di sé 4 squadre, quindi sicuramente un risultato per ora positivo, soprattutto visto quello che è l'obiettivo della salvezza. E direi di passare... Intanto vediamo appunto le immagini di ieri sera, passiamo a degli altri risultati ancora, che sono invece i risultati della pallamano, quindi è riniziato anche il campionato della serie appunto A2 maschile di pallamano. Questi sono stati appunto i risultati di oggi. Ginnastica Spezia, appunto lo Spezia che ha vinto per 21-20 contro il Verde Azzurro, Parma Leno che finisce 23-21, Povegliano Crenna che finisce 31-23. E quindi appunto andiamo anche a leggere la classifica, soprattutto vediamo appunto che la Ginnastica Spezia si trova ora in penultima posizione a quota 5 punti, seguita appunto da Verde Azzurro a quota 3 punti e vediamo anche qua delle immagini appunto della partita di oggi, per cui ringraziamo appunto Laura Colonnata che appunto ci ha fornito questa immagine nonché i risultati. Tornando appunto a parlare invece di calcio, appunto Luciani, ti abbiamo chiesto un po' di tutto oggi, spremi ma andiamo stasera, invece... stasera, una volta che mi riesci a portarmi, ecco, mi spremi. Andiamo anche a vedere invece, a parlare di quello che appunto è il tuo ruolo quest'anno, sì. Quindi responsabile della scuola calcio. Come ti stai trovando in questo ruolo e quali sono anche gli obiettivi che vi siete prefissati insieme alla società? Guarda, più che un ruolo, onestamente è un lavoro. Io credo che chiunque abbia questo ruolo deve pensare ad un lavoro ormai, perché troppo spesso ci dimentichiamo di ciò che dobbiamo fare, nel senso che i genitori ci affidano nelle nostre mani i loro figli e quindi dobbiamo prenderla con la massima serietà
e far crescere questi bimbi, questi ragazzi, nel miglior modo possibile, non solo calcisticamente, ma anche socialmente e fisicamente. Quindi è un ruolo che impone una grande serietà e bisogna farlo con una professionalità massima. Chi mi conosce sa quanto per me è stato difficile lasciare la mia vecchia società, perché c'ero molto legato. Ad oggi, sono sincero, credo di aver fatto la scelta giusta. Tra l'altro saluto gli amici del Colle di Luni, però credo di aver fatto la scelta giusta. Ho trovato una società che mi ha aiutato a inserirmi da subito, a partire dal presidente Pietro Bono, ai direttori generali che sono Alvaro e Bonamino, che è il mio direttore superiore, e al direttore della scuola calcio Petrucci, che saluto, che mi dispensa tutti i giorni di consigli e che io seguo perché cerco di imparare il più possibile da lui, e a tutti quanti, alla segreteria, alle strutture, a Stano, che è un grande responsabile dei tornei. A breve poi infatti ci sarà il famoso Tata Inn, che quest'anno addirittura è intercontinentale, nemmeno più internazionale, che è strepitoso. E saluto tutti, mi dimentico sicuramente qualcuno. E mi hanno messo subito a mio agio, mi mettono nelle condizioni migliori per poter far bene. Non mi hanno chiesto assolutamente di centrare alcun obiettivo, e questa è una mia battaglia personale. Perché? Perché troppo spesso leggiamo nei giornali cose che a me personalmente non piacciono, e anche noi, per l'amor di Dio, ci siamo, perché lo facciamo tutti, però a me onestamente non piace, leggo di risultati sportivi, di vittorie schiaccianti, di risultati clamorosi. Ricordiamoci che stiamo parlando di bimbi. I bimbi non fanno bene quando vincono, i bimbi fanno bene quando giocano a calcio, imparano a giocare a calcio e soprattutto crescono sereni e felici. Noi alla Taros cerchiamo di fare questo. Per fare questo io ho puntato su tutti i ragazzi giovani, ragazzi che hanno un'esperienza calcistica, che sanno insegnare calcio ai bimbi, che hanno qualcosa da insegnare ai bimbi e non solo calcisticamente. Li saluto tutti quanti, non li cito perché sono veramente troppi, bisognerebbe stare qua una giornata intera. Tutti quanti stanno lavorando bene e tutti quanti, devo dire, che mi mettono nelle condizioni di fare bene, perché se poi hai degli allenatori che sotto faticano e non fanno quello che comunque che ci siamo prefissati noi all'inizio, si fatica ad andare avanti. Ahimè, il problema non arriva mai dai bimbi, arriva sempre purtroppo da altri fattori. Noi il nostro obiettivo è quello di far crescere tutti e di avviarli allo sport, soprattutto i più piccoli. Non è detto che poi tutti da grandi faranno calcio, assolutamente. Noi abbiamo dei numeri quest'anno da record nella scuola calcio, perché si parla di 130-150 bimbi più o meno tra CAS, Centro Avviamento allo Sport, e Pulcini. Il mio obiettivo è quello di portare tutti gli anni al settore giovanile, quindi a Petrucci, delle annate numerose, in modo che poi quella che a quel punto diventa poi una selezione naturale, riusciamo a mantenere un numero di bimbi che poi provengono nelle squadre della nostra scuola calcio, e quindi non dover più poi andare a cercare bimbi più grandi in altre società. Vogliamo cresceri noi e portare avanti i nostri. Ecco perché anche il progetto della prima squadra, che vuole puntare sui nostri giovani. Il nostro obiettivo è che questo qua, è quello di far bene, di far crescere questi bimbi e di cercare di insegnargli calcio. Insegnare calcio, dobbiamo ringraziare anche, e poi concludo, la Sampdoria. Noi siamo centro tecnico Sampdoria. A inizio anno io ero un po' scettico quando mi era stata prospettata da Bonamino questa cosa, devo essere sincero, perché avevo paura si trattasse della solita affiliazione per farsi il nome e per portare a noi forse qualche bimbo in più. In realtà non è così. Il progetto Next Generation Samp, che è portato avanti dal responsabile, che è Stefano Ghisleni, che saluto, è sicuramente un progetto importante. Non più tardi di qualche giorno fa, 2006 nostri sono andati ad allenarsi a Bogliasco insieme ai 2006 della Sampdoria, e non più tardi di venerdì l'allenatore Rodolfo Perelli, persona strepitosa che io stimo da morire,
è venuto a lavorare con noi, lo fa spesso, ha lavorato con le annate 2007, 2005 e 2008, abbiamo fatto degli allenamenti bellissimi. Un allenamento con Rodolfo Perelli non solo fa divertire i bimbi, ma soprattutto fa crescere i nostri tecnici, e questa è la cosa più importante, fa crescere me per primo. E quindi veramente un progetto che ci sta aiutando, cerchiamo di allenare con delle metodologie nuove, diverse, particolari, che sono quelle che poi devono far crescere quei ragazzi lì e portarli nelle prime squadre. C'è bisogno di loro, c'è bisogno di far bene, c'è bisogno di crescere, c'è bisogno di tornare a far calcio a tutti i livelli, perché le categorie ci stanno dicendo, qualcuno me ne vorrà male, ma ci stanno dicendo che la qualità purtroppo sta scendendo. E noi abbiamo il dovere di lavorare dal basso per cercare di rialzare finalmente questa qualità. E riguardo a questo discorso vorrei un po' riallacciarmi, Luca, il fatto che appunto lavorare sui giovani, c'è anche da dire che molte società che stanno andando bene, ad esempio di seconda categoria, puntano sui giovani anche a livello dirigenziale, voi siete appunto un esempio. Cioè, che comunque forse anche il fatto che molte squadre che vanno bene sono squadre con dirigenza giovane, forse perché c'è anche un'esigenza di rinnovamento, possiamo dire, da un certo punto di vista. Ma no, No, secondo me, perché c'è magari un po' più di entusiasmo. Cioè, come uno è più giovane, c'ha più energie, cioè è ovvio che la gente con esperienza è navigando, ci abbiamo insaziabili, instancabili, Cozzani, Valerio, Battistini, Siliano, il presidente Musso, Siliano, Gianni Rossi, che cioè, sono il cuore, ecco, di questa società, che magari li senti poco, li vedi poco, però danno una mano esagerata a far tutto. Per cui, nel senso, senza di loro, ecco, non esisterebbe questa squadra qua. Mentre per quanto riguarda, sì, cose burocratiche, cioè, ci vuole anche voglia, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, non è semplice. Poi bisogna essere seri, capito? Cioè, uno deve riuscire anche a incassare tutto. E con Davide c'è un'ottima sintonia su queste cose qua. Lui l'anno scorso ha avviato questo progetto che ha fatto un capolavoro, penso, che comunque la squadra è nata tardi, mi sembra, era inizio estate proprio, quindi non è semplice organizzare tutto. Però chiaramente non è neanche semplice poi cominciare una cosa e neanche mantenerla. Certo. E forse è ancora più difficile quello, capito? Però no, io sono contento, ripeto, c'è soddisfazione, c'è un ottimo ambiente, quest'anno secondo me siamo migliorati molto sotto ogni profilo, perché comunque sai, all'inizio arranchi un po', poi una volta che uno trova le dimensioni giuste, l'unica cosa sono i risultati, perché poi per il resto c'è un ottimo gruppo, si conoscono tutti, molti sono venuti, anche Davide, perché comunque conosci gli altri giocatori, spesso facciamo cene insieme, cioè c'è un bello spirito, ecco. Magari, ecco, ti ho detto, con qualche vittoria in più servono... Vuol dire disperato, ce la fa più coraggio. No, però... Lo spirito sarebbe ancora più alto. No, diciamo, un grande mister. Già l'anno scorso comunque lo volevamo, e poi per una serie di motivi comunque, diciamo, l'anno scorso non ho potuto far parte del progetto, però è veramente una persona seria, metodica, ecco, abituato con i settori giovanili, con i ragazzi, e quindi diciamo che ogni tanto magari si aspetta delle cose diverse, no? Però sai, in seconda categoria con lavoro... sta un po' stretta, diciamo. Non è che mi sta stretta, secondo me è proprio, cioè, è abituato a lavorare con i ragazzi che comunque vanno a scuola, poi vanno fanno allenamento tre volte a settimana, invece ti ritrovi magari in seconda categoria, che è l'ultima categoria alla fine, almeno qua in Liguria, cioè a Spezia. Sì, a Spezia, sì. E quindi c'hai la gente che lavora fuori, quindi c'hai che fanno magari un allenamento a settimana, poi c'hanno i figli, c'hanno un sacco di impegni, per cui sai... anche per un allenatore non è semplice, perché magari vuoi fare delle cose, ti organizzi un programma e poi ti ritrovi magari 11 giocatori al campo, perché magari e c'ho la cena con i colleghi e c'ho di qua. Però non volare, mister, che... magari sarà di buon auspicio per magari aspirare a qualcosa di più con la Madonnetta, chissà, magari. No, la cosa bella di quest'anno è che abbiamo coinvolto molti ragazzi di paese, ecco, quello sì, perché Musso comunque di Madonnetta, Calzetta di Madonnetta. Comunque Mariani, sono tutti e due. Mariani, l'anno scorso Santo Musso Stefano. ha fatto 4-5 presenze in eccellenza col Magra Azzurri, Calzetta uguale. Non Calzetta è che due anni fa, sono ottimi giocatori, nel senso, e noi cerchiamo... almeno i cardini di farli essere del paese, perché comunque... Il progetto è proprio nato anche per... Sì, Polisportiva Madonnetta, io sono di Madonnetta, quindi cioè, sono tutti lì. Poi vabbè, viene qualcuno fuori, chiaramente è normale, perché non è che c'è tutti lì, però
puntiamo, ecco, a avere meno zoccolo della squadra del paese, anche perché la gente si segue di più, sono più contenti, viene più gente allo stadio, quindi si crea lo stadio, da 20 magari 50 persone, sempre niente Pasqua, so che ero un mito, sei abituato a altri palcoscenici, però, e niente, quindi vediamo, ecco, vediamo come sarà nelle prossime giornate, però... Io sono fiducioso. Bravo Pasqua, bravo Pasqua. Io volevo intervenire un attimino, prego, perché Francesco, quello che ha detto prima il mio amico responsabile è tutto bello, tutto idilliaco, ma ci sono i genitori. Giusto appunto, Francesco, sapevo che sarebbe arrivato questo messaggio, sapevo che sarebbe, c'era io nell'aria. Casualmente questa, ho assistito, ecco, alla partita Don Bosco Canaletto, esordienti 2005 arbitrati dai dirigenti delle società, il nostro allenatore con cui mi sono complimentato abbondantemente con la collaborazione dell'allenatore del Canaletto, ha ritirato la squadra dal campo. Fatto bene. A un certo punto della gara, per epiteti che giungevano dalla tribuna, Marino Bagnoli ha ritirato la squadra dal campo con perfetta collaborazione di Gabriele Berti Lorenzi, che era l'altro allenatore, un'altra persona serissima. Qui hanno vinto i bambini, io ero in mezzo, i bambini del Canaletto dicevano ai genitori: ma smettetela, state zitti, che dobbiamo continuare a giocare, i bambini, mentre i nostri erano già dentro lo spogliatoio, questi erano in mezzo al campo e dicevano queste cose qua. Hanno vinto i bambini, ma hanno perso tutti quanti gli altri. Purtroppo, sì, posso rispondere, purtroppo... Hai ragione Presidente, hai ragione. Il problema, infatti prima dicevo che i problemi non vengono da dentro il campo, bisognerebbe, io per il mio caso parlo dei bimbi, bisognerebbe lasciare questi bimbi andare al campo, divertirsi, giocare. Poi invece ci arrabbiamo per la convocazione, ci arrabbiamo per la partita, ci arrabbiamo tanti per minuti la squadra, giocato, ci arrabbiamo per il minuto in più, per il minuto in meno. Tante volte, per l'amor di Dio, ascoltiamo e se sbagliamo siamo i primi a dire che abbiamo sbagliato, però la maggior parte delle volte purtroppo sono problemi che niente hanno a che fare col calcio, niente hanno a che fare con la crescita dei bimbi. I bimbi sono tutti belli sereni, belli tranquilli, bisognerebbe guardare quello. Mio figlio cresce, mio figlio si diverte, se una società non fa crescere e divertire mio figlio, forse non è la società che va bene per me, e quello ci mancherebbe altro, hai ragione, ma altrimenti non bisognerebbe stare a cercare tanti problemi, anche perché a volte ci sono delle dinamiche nelle scelte, delle partite, delle cose che bisognerebbe capire, che non spieghiamo, e quindi sì, purtroppo a volte vanno a invadere campi che forse un genitore sarebbe meglio non invadesse. Questo lo dico da genitore, mio figlio gioca, quindi anzi, se posso li saluto perché sono a casa, mi stanno guardando, Carolina e Federico, io sono un padre molto atipico da quel punto di vista lì, perché parlo tanto con lui, però non mi permetto mai di giudicare le scelte dei mister o delle società. Bisogna lasciare questi bimbi liberi di giocare, esprimersi e basta, non stare a giudicare questo, quell'altro, il compagno, la partita. Purtroppo però succede. Eh sì, tra l'altro infatti proprio è arrivato appunto un messaggio, già era uscita anche questa notizia anche sul giornale, sì, purtroppo sì, di questo episodio sicuramente non positivo. Andando invece a vedere, tornando alla prima categoria, andiamo a vedere cosa sta facendo il Monterosso, perché infatti il risultato è ancora di 0-0 e il Monterosso c'è stato un espulso, Visconti, quindi sta giocando appunto in 10. Un risultato, francese, un po' a sorpresa devo dire, sì, anche perché Monterosso quando gioca dopo abbiamo sempre una spilza di gol da leggere. Tra l'altro, notando, osservando la classifica, giocano tutti per il Fiumaretta, a parte il Cadimare che ha vinto, il Ceparano ha perso in casa, il Monver, il Monterosso ha grosse difficoltà con l'ultima classifica, quindi non direi, il campionato chiaramente non è finito adesso, però ha una grande indicazione, quantomeno di un discorso a due tra Real Fiumaretta e Cadimare, perché 9 punti
col calendario che ha supportato il Fiumarete nelle ultime giornate, tipo anche oggi ha vinto nel suo difficilissimo campo del Levanto, che veniva da una striscia di risultati consecutivi impressionanti, da quando aveva cambiato allenatore alla prima sconfitta. Aver superato anche quello scoglio lo candida sicuramente alla promozione. E passando invece, ancora cambiando argomento, dovremmo avere in collegamento telefonico Elena Voltolini per il consueto aggiornamento sui risultati di basket della giornata di oggi. Buonasera Elena. Buonasera, buonasera Malvina, buonasera a tutti. Sì, partiamo sempre dalle ragazze, purtroppo, per parlare ancora di una sconfitta, ancora una volta molto netta, 31 punti il gap tra le due squadre. C'è da dire che la Carispezia Arquati affrontava in trasferta la Rayer Venezia, una delle formazioni di vertice della classifica, però appunto la partita non c'è praticamente mai stata e si è conclusa 70-39, una sconfitta ancora nettissima per la Carispezia, che resta quindi ultima da sola in classifica e che dovrà affrontare nel prossimo turno la Meccanica Nova Vigarano domenica 5 febbraio alle 18. In quel caso una partita più alla portata, perché la Meccanica Nova si trova a 6 punti in classifica, quindi una partita sicuramente non contro una formazione di primissimo ordine come è stata quella di oggi, quindi un'occasione che le ragazze di Coach Barbiero dovranno provare a sfruttare per risalire, per ritrovare un'altra vittoria che manca veramente ormai da tantissimo tempo. E è sconfitta anche in ambito maschile per il Sarzana, che perde sul campo del CUS 78-71, una sconfitta però molto diversa, perché i biancoverdi se la sono giocata veramente fino alla fine, è sempre stata una partita punto a punto, purtroppo non sono riusciti però a puntarla contro il CUS, che era una diretta concorrente, uno scontro diretto in vetta alla classifica. Classifica della Serie C Silver femminile, che vede sempre più in testa la Tarros, che ha battuto poco fa il Palasprint il Tiguglio con il risultato di 80-56, una partita sicuramente non bella però di sostanza per la Tarros, che riscatta la sconfitta dell'andata e conquista altri due punti fondamentali. Chiudiamo con il prossimo turno, che vedrà il Foldo impegnato in trasferta contro l'Arcione Rapallo, ultimo della classifica, quindi in questo caso una partita molto importante per il Foldo. L'appuntamento è alle 19 di sabato 4 febbraio, mentre per il Sarzana lo scontro sarà in casa contro l'Aurora Chiavari domenica alle 18, turno di riposo invece per la Tarros, che tornerà in campo il 12 febbraio contro il Foldo, quindi sarà di nuovo derby. Questo è il quadro della giornata, vi auguro una buona serata, arrivederci. Buonasera Elena, grazie, arrivederci alla prossima domenica. Leggiamo ancora qualche risultato, passiamo appunto ai campionati WISP e quindi andiamo a leggere i risultati della prima giornata di ritorno. Ceserano Alinò che finisce 1-4, Montemarcello Pignone 1-1, Vecchietto Amici di Giacò 2-2, Virgoletta Ortonovo 1-2, Cuore Grinta Sciacchetrà contro il Pozzuolo 1-0, 1-1 per Giuba Moda Terra Rossa, Pugliola Real Zignago 0-1, quindi prima in classifica Alinò con 25 punti. Andiamo a vedere la seconda serie con la Serra Calicese 1-2, Bolanese Blue Boys 2-2, Damiani Occhiali Sesta Godano 2-1, Forza e Coraggio Golfo dei Poeti Lerici 1-1, Atletico Spezia Favaro 3-1, Terramare Viano 1-1, quindi qua abbiamo una prima posizione per la Calicese con 22 punti. E concludo appunto con gli ultimi risultati, ovvero Farafulla Amatori Filattiera che finisce 1-1, 1-1 anche per Delta del Caprio Amatori per Lucio, il Ritrovo Filetto La Colomba 3-0, Power Slave Comano 1-7, Tresana Athletic Club Aulla 0-0, Gragnola Cucine Pigoni 3-2, quindi la prima classifica, la prima posizione è per il Ritrovo Filetto a quota 22 punti. E direi di in chiusura di leggere appunto alcuni ultimi messaggi arrivati. Arriva appunto un saluto per Pasquali, auguri di pronta guarigione, per ritrovarti presto sul campo da parte del tuo ex mister Veronica. Poi grazie, ancora mister.
Ci scrivono invece riguardo, si è parlato prima di arbitraggio, riguardo all'arbitraggio di oggi, Madonnetta Beverino, un buon arbitraggio ma qualcuno è stato un po' birbante, ci scrivono da casa. Quindi ancora continuo con un altro messaggio, ci scrivono appunto un saluto al DS e al vice capitano Pasquali dal capitano Beghè, quindi qua c'è un po' una freccetta e ha detto appunto che oggi ti ha fatto fuori, quindi hai oggi, già un contendente. Io ho lasciato la fascia e sono contentissimo perché ha fatto doppietta, Saverio è un giocatore che è non sprecato di più in seconda categoria. E concludiamo, se è pronta la regia dovremmo avere appunto un'immagine, invece una foto inviata da casa, sono appunto i festeggiamenti del Val di Vara per la vittoria di oggi nel derby, non abbiamo la foto ma comunque allora facciamo i complimenti appunto ovviamente anche al Val di Vara per questa vittoria di oggi contro appunto il Magrazzurri. Direi che è tutto allora per questa puntata, ovviamente ringrazio appunto tutti i nostri ospiti da parte del Don Bosco, ringrazio ovviamente gli amici della Polisportiva Madonnetta e appunto Luciani responsabile della Scuola Calcio della Tarros, ovviamente diamo come sempre appuntamento alla prossima domenica, arrivederci e buona serata a tutti. Arrivederci.